Allora, riprendiamo il discorso. Abbiamo detto abbiamo il professor Claudio Pasquali dell'Università di Padova, che è specialista del pancreas, perché questa sera è l'argomento, diciamo così, sotto la lente, è questo organo forse a livello popolare meno conosciuto, ma a Venezia, diciamo così, dovrebbe essere, per le mie conoscenze, particolarmente conosciute, anche nel Veneto, essendo i veneti e veneziani una città di beoni, forse il pancreas è l'organo che ne risente, o no? È un luogo comune, ma secondo me forse anche il pancreas ne risente. E poi all'ultima, ma non per ultima, la dottoressa Anna Caterina Milanetto, che è ricercatrice sempre universitaria sul pancreas e afferenti dell'Università di Padova. Dico giusto? Collaboratrice. Perfetto. Grazie a te, ci siamo venuti, grazie a Giorgio Bolla e a tutti quanti, e continueremo poi col ciclo. Questo è l'ultimo di autunno. E poi riprendiamo in primavera, vi do un'anteprima, parleremo di chirurgia del cuore, soprattutto cardiochirurgia pediatrica, ma non solo, col professor Giovanni Stellin, quindi parleremo anche del primo trapianto di cuore eseguito dal professor Carlucci, il primo trapianto di cuore in Italia. A Padova sempre. E poi parleremo di chirurgia toracica, andremo più nel particolare, e quindi parleremo molto di chirurgia, perché mi arrogo questo diritto, essendo io chirurgo, di parlare di chirurgia. Adesso io lascio il tavolo e do campo libero ai relatori. Grazie ancora e alla prossima. Dico io, grazie Franco, grazie mille Franco. Presento rapidamente i relatori di questa sera. Allora, qui siamo dal punto di vista scientifico e tecnico chirurgico a livello massimo, perché la ghiandola pancreatica è posta là. Quindi voi sapete che il chirurgo è un anatomico, deve rispettare l'anatomia, e il pancreas è nel posto peggiore, e questo è un discorso che vale sia per la diagnosi, che dal punto di vista clinico è spesso tardiva, e sia dal punto di vista chirurgico, perché aggredire il pancreas richiede delle manovre che per altri organi non sono necessarie. Quindi è una chirurgia difficile. Forse la chirurgia è sempre molto relativa, è una delle chirurgie certamente più difficili in assoluto. E quindi quando io sto vicino a dei chirurghi del pancreas, ho un istinto di anch'io ho fatto la chirurgia del pancreas chiaramente nel mio percorso professionale, però c'è sempre un approccio di grande rispetto, perché conosco la difficoltà di questa chirurgia, però so anche che l'impegno viene adesso corroborato, viene avvalorato da questi avanzamenti scientifici che miglioreranno sicuramente, e vogliamo parlare anche di questa sera, miglioreranno la prognosi di questa malattia. Noi sappiamo tutt'oggi, non so se il professore Anna Caterina mi diranno se sbaglio, ma credo che sia ormai accertato che la sopravvivenza a 5 anni adesso, ora, sia sui grandi numeri tra il 5 e l'8% a 5 anni dalla diagnosi di cancro del pancreas. Non so se sbaglio, ma sicuramente vedo molto fermento sia sulla terapia chirurgica, sia sull'approccio della chemioterapia e delle terapie neoadiuvanti, quindi preparatorie all'intervento, e poi le terapie adiuvanti, cioè quelle dopo l'intervento. Credo che la scienza stia veramente procedendo in modo importante. È chiaro che la scienza, e questo è un discorso filosofico, la scienza comunque va avanti, per fortuna, al di là di tutta la stupidità degli umani, degli uomini, che purtroppo siamo in una società di paura, di negazione della scienza, ma la scienza va avanti comunque.
comunque. E l'uomo di scienza è l'araldo della bellezza, della conoscenza della verità. E quindi l'uomo di scienza mai avrà problemi. Sono maggiormente felice, ancora più felice, perché io esco dalla scuola padovana, la mia scuola è quella parallela, loro sono più della scuola del professor Cevese, io sono della scuola del professor Pezzuoli, ma qui si parla di chirurghi enormi, immensi, che erano, come ha detto il professor Pasquali, prima di tutto umanisti. Cevese scriveva poesie, il professor Pezzuoli era un uomo di una gradevolezza straordinaria, e l'uomo, lo scienziato è questo, è quello che si mette in gioco per risolvere i problemi dell'umano, degli umani, dell'umanità. Questo è l'uomo di scienza, quindi sono estremamente onorato di averli qui all'Ateneo. Grazie. Io ringrazio il professor Bolla e l'Ateneo Veneto nelle persone che mi hanno accolto in questo scenario che è veramente meraviglioso, che non conoscevo. Sono grato a tutti voi che siete venuti, nonostante la ricorrenza della Beata Vergine alla Salute abbia spostato l'interesse della salute verso altri cieli. Ma noi rimaniamo terra a terra. Sono particolarmente felice che sia accaduto in questi giorni, perché in questi giorni, tra l'altro, ricorre praticamente la ricorrenza annuale del giorno del cancro del pancreas, che era il 17 questo mese. Per cui questa coincidenza di date tra Beata Vergine della Salute, cancro del pancreas, mi induce a essere speranzoso che passi qualche messaggio stasera di speranza. Io introdurrò maggiormente la parte storica, cioè come si è arrivati alla conoscenza del pancreas come organo, come anatomia e come approccio chirurgico. Naturalmente l'età mi dà questo privilegio di cominciare dalle cose vecchie. Poi ci sarà la dottoressa che spiegherà dove siamo arrivati oggi e dove intendiamo arrivare. Il titolo era affascinante, Pancreas, l'università della chirurgia, che sottolinea l'impegno che c'è stato per i chirurghi e tra i chirurghi a voler approfondire le terapie per questo organo. Dal passato al futuro, e dicevo, io tratterò il passato. Innanzitutto, già i greci conoscevano il pancreas, perché il nome pancreas vuol dire tutta carne. Però ci sono voluti quasi 2000 anni per cercare di capire a cosa servisse questo organo, che apparentemente è un organo fatto di carne, come dicevano, però la cui funzione rimaneva avvolta nel mistero. E rimase avvolta nel mistero fino a quando un certo signore, che là vedete ritratto nella sala del 40 del Bo, che si chiamava Johann Georg Wirsum, quindi tedesco, anatomista, si diceva allora, non anatomico, anatomista e chirurgo, scoperse incidentalmente, cercando il dotto da cui fluiva la bile, entrò per sbaglio in un altro dotto che entrava in questo organo, spesso nemmeno raffigurato nelle miniature del tempo. La scoperta del dotto pancreatico qualificò una funzione di questo organo. Era indubitabilmente una ghiandola, visto che produceva del fluido che andava a finire nel duodeno. Quindi il vero merito di Wirsum, che purtroppo ne pagò con la vita, perché pare che l'anno dopo sia stato fucilato da uno studente geloso, perché queste scoperte provocavano gelosia professionale. Quindi a soli 42 anni abbiamo dovuto dare l'addio, anzi 43, abbiamo dovuto dare l'avvio a questo anatomista. Quindi qualcosa si è mosso, ma si era già quasi nel 1650. Il fatto che quest'organo avesse un'altra funzione cominciò
forse ad apparire nel 1869, quando un certo Paul Langrens a Jena fece la sua tesi e osservò che c'erano delle strane cellule non mai descritte prima all'interno del pancreas. Ci vorranno 30 anni perché poi queste cellule vengano chiamate cellule di Langrens, perché veramente non sapevano cosa servivano. E il ruolo del pancreas nel diabete, in effetti, tardò un'altra ventina d'anni, perché solamente nel 1889 Minkowski e von Mehring a Strasburgo fecero degli esperimenti dicendo: ma insomma, questa ghiandola cosa serve? La asportarono negli animali e gli animali morirono diabetici dopo qualche tempo. Quindi la concezione che questa ghiandola in qualche modo aveva a che fare col diabete, che era conosciuto a suo tempo, divenne chiaro. Però cosa fosse che controllava il diabete fu un mistero ancora per una trentina d'anni, quando nel 1921 due canadesi, Bunting e Best, riuscirono a isolare quella sostanza che ora tutti noi conosciamo con insulina, ma loro per la prima volta la chiamarono isletina. Per un anno ebbe questo nome strano, dall'inglese islet, e poi successivamente identificarono questo come la sostanza che poteva curare il diabete. L'anno dopo curarono un sacco di bambini che erano diabetici di tipo 1, somministrando l'insulina, con dei risultati allora eclatanti. Lo sarebbero anche oggi. Quindi la funzione di questo organo, che è nascosto, perché se chiedete a un paziente, cosa che faccio comunemente, ma sa cos'è il pancreas? Allora qualcosa di nebuloso collegato al diabete si ricorda, dopodiché gli dico: ma sa dov'è? Nebbia. Questa qua è la conoscenza media, diciamo, dell'uomo, certamente non istruito, ma insomma dei pazienti che si trovano ogni giorno in ambulatorio. La prima descrizione di malattia del pancreas però fu quasi 100 anni dopo, perché Giovanni Battista Morgagni, sempre a Padova, descrisse per la prima volta una malattia neoplastica in questo organo che ormai era conosciuto da quasi 100 anni, anzi 200. E però, come vedete dall'illustrazione, come diceva prima il professor Bolla, vedete dove è situato profondamente contro la colonna vertebrale e circondato da grossi vasi, che sono i più grossi dell'organismo, che rendono di per sé la chirurgia, come diceva, non facile. E infatti per tutto l'Ottocento prevalse il concetto da parte di chirurghi: noli me tangere, diceva von Mikulicz Ralecki, che era il chirurgo di Wroclaw, allora si chiamava Breslau perché era la Slesia orientale, oppure il chirurgo di Vienna, notissimo Theodor Birlot, ancora nel 1880 diceva: se Dio ha messo il pancreas così in profondità, vuol dire che è evidente, non lo dobbiamo toccare. Cosa limitava la chirurgia? Limitava l'assenza di anestetici. Fino al 1847 non c'era un anestetico. Il chirurgo bravo era quello veloce, che in 10 minuti ti asportava un arto, ti apriva la pancia, ma il paziente praticamente moriva, perché non avevamo anestetici, non c'erano proprio. Le infezioni chirurgiche, e il concetto di asepsi e di antisepsi, che si sono sviluppati nel 1867 con Lister, quel nome vi dirà qualcosa, è stato lento ad avvenire, perché nei successivi 20 anni si sono sviluppate tutte le manovre che richiede l'antisepsi, cioè il fatto di non portare infezioni quando apri una persona. C'era una scarsa possibilità diagnostica, per cui praticamente, essendo un organo profondo, le masse, parliamo di masse indistinte, devono essere veramente enormi perché qualcuno le
basse, le sentisse, e quindi erano sempre casi stravanzati, tranne qualche rara eccezione. Non c'era il concetto di terapia infusiva. Avrebbero dato da bere subito dopo l'intervento. Oppure non c'era il concetto di nutrizione, perché non esistevano nutrienti endovena come facciamo oggi. C'erano problemi tecnici mai affrontati, i problemi di riunire l'apparato digerente l'uno all'altro si è sviluppato proprio dal 1850 in poi, cioè resecare un'ansia intestinale e attaccarla di nuovo era un concetto nuovo. Immaginatevi voi collegare lo stomaco per permettere la digestione all'intestino e collegare le vie biliari all'intestino, collegare il pancreas all'intestino, erano cose proprio ancora da inventare. C'era una cosa che non ci si pensa, la mancanza, non era nota la vitamina K, ma questi pazienti che avevano patologie pancreatiche erano spesso itterici, erano gialli. E l'ittero di per sé danneggiava il fegato che non produce più il fattore della coagulazione. Per cui operare uno scoagulato voleva dire che sarebbe morto dissanguato. Tanto per dire due o tre problemini dell'epoca. Per cui tutti gli approcci al pancreas di fatto erano puramente incidentali. Questo bel signore posato che è Halsted, chirurgo molto noto, americano, che ha propugnato in America l'antisepsi, è il primo stato a indossare i guanti chirurgici o il cappello, il copricapo chirurgico. Notissimo per gli interventi sulla mammella, cioè la chirurgia della mammella si deve fondamentalmente a Halsted, tutti voi cosiddetti veronesi, però 100 anni prima c'era Halsted. E questo signore si è trovato un giorno a aprire un duodeno, a vedere un tumore della papilla del fater dove si riuniscono la via biliare e la via pancreatica, vide questo tumore e glielo asportò. Neanche da dire che insomma erano interventi, diciamo, di circostanza, per caso si accorse di questo tumore e naturalmente il paziente morì di ricorrenza entro pochi mesi, ma poco importa, perché qua nacque il coraggio di affrontare il pancreas in qualche modo. Questo signore invece si deve il primo intervento sul pancreas sinistro e, strano a dirsi, sostanzialmente è l'intervento che eseguiamo anche più o meno tuttora, perché il pancreas sinistro è più facile da approcciare al chirurgo. Lui trovò una persona con una grossa massa della coda del pancreas, poi la mia collega vi illustrerà bene l'anatomia e cosa ci si può aspettare, insomma fece una pancreasectomia sinistra, come si fa ora, togliendo anche la milza. Lui ha tolto la milza perché si era lacerata, è intimamente connessa con l'apice della coda del pancreas, non per questioni oncologiche. Oggi si fa per questioni oncologiche. Quindi di fatto fece lo stesso più o meno intervento. Theodor Birrott, che a noi è il padre della chirurgia gastrica, nel 1885, per caso venne una grossa cisti del centrale nel pancreas e la asportò. Quindi erano tutti quante occasionali. Ma colui che fece per la prima volta un intervento sul pancreas di destra, sulla testa del pancreas, è molto più complesso, perché richiede di riaggiustare la via biliare, la via digestiva e anche la via pancreatica, cioè che le secrezioni del pancreas tornino nell'intestino. Fu un certo Alessandro Codivilla, e non in un grosso ospedale, chirurgo a Imola. Per caso fece questo intervento. In realtà Codivilla è molto noto, vuoi perché esiste la casa di cura Codivilla Cortina, che di fatto fondata da lui e dal suo Codivilla Putti era il suo aiuto, perché era un ortopedico, ma nei primi suoi atti chirurgici a Imola trovò un presunto cancro dello stomaco che invadeva parte della testa del pancreas e si ingegnò, come era d'uso allora, a cercare di curarlo togliendolo via. Naturalmente non sapeva poco di fisiologia,
da una parte deviò la bile nell'intestino, dall'altra deviò la via alimentare sempre nell'intestino e aprì il pancreas, ma non si rese conto che aprire un pancreas poi ti porta alle conseguenze che oggi conosciamo bene, che sono le fistole pancreatiche, e infatti il paziente morì con chiaramente una fistola pancreatica indomabile. Pensate che praticamente 20 anni dopo un chirurgo tedesco, Kausch, fece un intervento simile, sempre in due tempi, perché erano interventi grossi, adesso durano 6-8 ore, ma allora non si poteva nemmeno pensare di farlo in un tempo solo, perché l'anestesia per tutto questo tempo doveva essere un problema, un intervento doveva durare un paio d'ore, quindi si facevano le riparazioni praticamente in due tempi. E questo è il padre, diciamo, europeo della duodenocefalo-pancreasectomia, che è l'intervento così di lusso del pancreas quando serve a asportare la testa del pancreas per un tumore. Passano altri 20 anni e a questo punto, universalmente noto questo chirurgo Whipple come il primo che ha fatto una duodenocefalo con i canoni, diciamo, attuali, in realtà fino a quella data là, 1935, le operazioni sul pancreas erano state una ventina in tutto il mondo. Quindi è recente. E anche questo in due tempi, una prima operazione per collegare la via biliare allo stomaco, lo stomaco alla via digestiva e poi in un secondo tempo togliere la massa della testa del pancreas. Alla fine della sua attività, nel 1941, aveva fatto una 30 di operazioni, ma la mortalità era al 30%. Stiamo parlando esattamente del periodo bellico, della Seconda Guerra Mondiale, intendo dire. E in effetti questo era il punto. Si resero conto, uno, che forse erano interventi anche che non riuscivano a debellare il cancro, per cui ci sono state le prime proposte perché non togliamo tutto il pancreas. E i primi interventi che toglievano tutto il pancreas, ci si rese conto che il controllo poi del diabete diventava un dramma. Il controllo dell'alimentazione diventava un dramma, per cui rendeva la vita molto difficile al paziente e aveva gli stessi, praticamente lo stesso tipo di mortalità. Certo, la chirurgia si muoveva ancora tra incertezze. Da una parte la radicalità, cercare di togliere via tutto un tumore perché non tornasse, dall'altra parte cercare di rendere una vita vivibile al paziente. E si mosse anche con qualche sbaglio. Le prime resezioni vascolari, qualcuno diceva, per riuscire a togliere tutto il tumore si tolgono via anche tratti di vasi che sono attorno al tumore. C'è poco da fare. Che erano gravati da una certa mortalità. Qualcuno pensò di cambiare il flusso del sangue e non farlo più passare dal fegato, in modo che potessero resecare i vasi attorno al pancreas, e in realtà ci sono stati dei fallimenti per morti per encefalopatia. Quello che un po' si usava negli anni 70 per i cirrotici, fare la fistola in modo che saltasse il sangue, saltasse il fegato, però questo danneggiava il cervello irrimediabilmente. Quindi errori non sono stati fatti, perché il percorso era difficile. Ancora, perché il tumore non torni più, meglio togliere tutto il pancreas, meglio fare una gastrectomia subtotale, anche lo stomaco, si tolgono tutti i linfonodi, parte dei vasi. Questo si chiamava intervento di Fortner, erano i primi anni 70 e guardate la mortalità, 26%, morti per ricorrenza del cancro 28%, quindi un assoluto disastro. Non è che allargando il campo d'azione si ottenessero dei miglioramenti. In effetti i veri miglioramenti si sono ottenuti negli anni 70-90,
c'è stata una riduzione della mortalità, che era un problema, grosso, perché questa era nei centri migliori, la mortalità del 30%. Negli anni 70-90, che io ho vissuto come chirurgo, sono state introdotte molte cose. Antibiotici nuovi, perché subito dopo la guerra c'era qualche antibiotico, pretrattare i pazienti con vitamina K, che era disponibile, è stata disponibile dal 45, fare emotrasfusioni, che erano disponibili anche in tempo di guerra, nella seconda guerra mondiale, però non conoscevano a fondo tutti i gruppi e i sottogruppi ematici, per cui avevano problemi di compatibilità, usare una decompressione gastrica, i progressi nell'anestesia. Il paziente può tranquillamente essere anestetizzato profondamente per 8 ore, che è il tempo che ci voleva al chirurgo, o 10 ore nei primi anni 70 per fare questi interventi. Io mi ricordo il mio maestro Pedrazzoli, qualche volta si entrava alle 8 del mattino e si usciva alle 10 di sera per gli interventi che oggi magari qualche paziente che mi fa piacere vedere conosce. Entrarono in azione le operazioni in un singolo stadio, perché allora si poteva addormentare il paziente per 10 ore senza conseguenze. Hanno imparato a fare le ricostruzioni del pancreas, perché, come dico molto spesso ai pazienti, guardi che il pancreas produce gli enzimi pancreatici e se si versano fuori è come se si versasse fuori acido solforico, perché digerisce i punti e per il pancreas, i succhi pancreatici, tu sei una grande bistecca, quindi ti erode. Quindi la vera difficoltà della chirurgia pancreatica è questa, ma la vera difficoltà è che c'è ancora una morbidità, cioè complicanze dovute all'intervento, sono ancora alte. 2/3 dei pazienti hanno qualche tipo di complicanza. Le più gravi sono le emorragie, le fistole pancreatiche, le infezioni, che possono contribuire alla mortalità operatoria. Ora, l'esperienza e la quantità di pancreas che fai, l'esperienza chirurgica, è cruciale. Cioè non è che puoi operare all'ospedale di Bovolenta, che non esiste neanche l'ospedale, però ti puoi operare un pancreas, perché questo non farà altro che aumentare la mortalità, non solo la morbilità. E nelle unità pancreatiche, ora come ora, la mortalità deve essere inferiore al 5%. Cioè sono interventi che prevedono che 5 persone su 100 possano morire in conseguenza dell'intervento. Negli anni 90 sono cominciate le prime serie, questo Michael Trader di Mannheim, prime serie di 100 pazienti senza alcuna mortalità. Quindi è possibile. Più ne fai, più diventi abile, e quindi questa è una chirurgia che dovrebbe essere riservata ai centri specializzati. Quindi, se qua vedete la mortalità che è scesa proprio dagli anni 80 ai 2000, qua vedete che anche la sopravvivenza di quei pazienti che si riesce ad operare, se fino a 2, 3, 4 anni fa si arrivava un quarto dei pazienti che raggiungono i 5 anni, adesso con chemioterapie, neoadiuvanti, adiuvanti, qualcuno riesce anche a portare le casistiche con pazienti che sopravvivono 5 anni anche nel 40. Scusa professore, sono molto felice di aver sbagliato le stime allora. Ero stato molto più pessimista sulla sopravvivenza a 5 anni. No, questi qua sono quelli operati. Purtroppo, parlando sì, di assoluta, tutti i 100 casi di cancro del pancreas che a caso, la sopravvivenza globale è ancora quella. È ancora quella. Questi sono quelli in cui è possibile dare. Questo significa l'importanza della chirurgia. Io lascerei la parola adesso alla mia collega che vi dice l'oggi, il perché e il per come. Dottoressa? Le fatiche degli antichi, tutte qua. Bene,
Allora, lasciamo per un momento il passato, però è stato molto importante avere questa introduzione perché possiamo capire con quali fatiche, con quali passaggi, con quali tentativi, con quale coraggio si sia potuti arrivare a quello che riusciamo a fare oggigiorno. E ai giorni nostri, negli anni 2000 in particolare, si è iniziato a dare una standardizzazione delle complicanze. Questo è stato importante per i chirurghi per capire esattamente di che cosa si parla, quali sono le complicanze che possiamo aspettarci e qual è la gradazione che noi diamo, una gradazione di gravità a queste complicanze. Vedete qui alcuni articoli moderni appunto riguardanti la fistola pancreatica, che è proprio la complicanza più temibile, l'emorragia post-pancreasectomia e poi ecco, è stato elaborato in particolare proprio un punteggio di rischio per fistola pancreatica. Quindi siamo in grado di predire oggi quali sono i pazienti più proni a sviluppare una fistola pancreatica. Faccio un rapido passo indietro per chi magari medico non è e si approccia appunto per la prima volta a questo organo che mi hanno detto sconosciuto ai più. Il pancreas appunto è un organo digestivo situato in profondità, che significa proprio a contatto praticamente con la colonna vertebrale, con grossi vasi addominali. Qui dietro abbiamo la aorta, la vena cava, quindi grossi vasi, arterie e vene, i principali che abbiamo nell'organismo, e si può suddividere in tre principali parti: una parte che prospetta verso il duodeno, che è il primo tratto del tubo digestivo, che si chiama testa, una parte centrale che è il corpo, e la coda, che invece termina proprio all'interno, in pratica, della milza. Quindi abbiamo dei rapporti con altri organi molto importanti, ed è una ghiandola a secrezione mista, cioè, come diceva prima il mio collega il professor Pasquali, ha una componente endocrina, quindi queste insule di Langerhans che producono ormoni, e il più noto di tutti è l'insulina, e ha una componente detta esocrina che produce gli enzimi che sono fondamentali per la digestione. Quindi ha queste due componenti fondamentali. E noi chirurghi dobbiamo tenerne conto quando affrontiamo un pancreas e quando priviamo il paziente di una parte di tessuto che, se è malato, però in parte anche una funzione. Questa è una cosa per noi molto importante. Per quanto riguarda il tumore del pancreas, quello che sappiamo, ecco, non è molto confortante purtroppo in questo momento. Abbiamo raggiunto dei buoni risultati, la ricerca continua, ne parleremo, ma vedete, ad oggi l'incidenza, cioè il numero di nuovi casi di tumore del pancreas, è più che raddoppiata negli ultimi 30 anni. Siamo più bravi a fare diagnosi? È effettivamente aumentata perché ci sono più fattori di rischio, quindi più persone si ammalano, e purtroppo l'Europa occidentale è quella con i tassi più elevati, e in Italia, noi chirurghi del pancreas lo sappiamo bene, nel Veneto e in Lombardia ci sono le percentuali più alte. Purtroppo, accanto a questo, c'è anche un'elevata mortalità, perché questi tassi, poi tra l'altro di mortalità, non hanno avuto una riduzione negli ultimi 30 anni, nonostante siamo diventati più bravi a trattarlo, non riusciamo ancora a ridurre appunto la sua capacità di portare a morte i pazienti, anche quelli operati. Tant'è che potrebbe diventare la seconda causa di morte per cancro in Europa nel 2030, quindi è questione di tempo. Abbiamo questi anni per agire, per cercare che il progresso scientifico veramente faccia passi da gigante. Come diciamo, e questo è il motto della giornata mondiale contro il cancro del pancreas, it's about time, cioè è questione di tempo, è questione di tempo per fare diagnosi precoce, è questione di tempo nella tempistica dell'intervento, è questione di tempo. Come fare diagnosi? Bene, prima, ecco, il professor Bolla ci anticipava, dà purtroppo dei sintomi aspecifici il tumore del pancreas, per cui la diagnosi, anche per i fini clinici, è tardiva, perché è un organo situato in profondità, avrebbe appunto anche dei sintomi specifici, ma quelli purtroppo sono quelli che insorgono verso la fine della storia. Tutti noi conosciamo, sappiamo, un tumore al pancreas provoca ittero, questo è uno dei sintomi più noti, perché comprime le vie biliari, ma poi provoca un calo di peso, una diminuzione dell'appetito, nausea, vomito, dolore addominale. Questi sono sintomi molto comuni e comuni a tanti altri tumori addominali. E poi vedete, cose particolari invece sono queste: un'insorgenza o un peggioramento di un diabete già presente e la presenza di diarrea con feci grasse, si chiama steatorrea. Questa invece è proprio tipica di un cancro del pancreas. Abbiamo degli strumenti per fare diagnosi al di là di segni e sintomi clinici? Sì,
conosciamo un marcatore, fondamentale, si chiama CA19-9, una sigla, è un antigene carboidratico che, se è stato visto, è noto dagli anni 80, quindi anche questa è un'acquisizione relativamente recente. E sappiamo che è stato ritrovato nelle cellule, nel sangue di pazienti con cancro del pancreas ed è ormai proprio il marcatore più usato, però, come spesso accade per i marcatori, non ci aiuta a fare diagnosi, cioè purtroppo non è univoco. Trovare un CA19-9 elevato nel sangue in un prelievo fatto a una persona non significa automaticamente che questa abbia un tumore del pancreas. Tradotto in termini medici, la sensibilità e la specificità di questo marcatore è bassa, 80% è poco. E questo ci limita fortemente, perché noi vorremmo trovare un metodo di screening efficace, anche poco invasivo, un prelievo di sangue sarebbe l'ideale, ma non può essere usato il CA19-9 come test di screening per la popolazione. Ci è più utile nel follow-up, ma non nella diagnosi, cioè nel seguire il paziente nel tempo, ma non al primo, nella sua prima fotografia. Quando facciamo diagnosi di un tumore del pancreas, a noi chirurghi in particolare, e anche poi al paziente naturalmente, interessa sapere se questa neoplasia potrà essere asportata completamente, quali sono le opzioni che abbiamo da offrire, quali opportunità per il paziente che abbiamo di fronte. Il chirurgo lo sa bene, è importante fare uno studio completo per capire se il tumore è limitato al pancreas, se ha interessato i vasi, abbiamo detto sono molto prossimi, vasi vicini, anche di grosso calibro, o se ha già dato delle cellule, delle metastasi a distanza, in primis al fegato o ad altri organi. Perché è proprio l'estensione di malattia che condiziona la possibilità di cura. Più il tumore è localizzato nel pancreas e non si è mosso, non ha dato cellule al di fuori, maggiore la possibilità di guarigione dopo un intervento chirurgico, e anche c'è una possibile candidabilità del paziente all'intervento o meno. Questo condiziona tutto. Senz'altro l'esame principe, quello che facciamo sempre in tutti i pazienti, è la TAC, una TAC addome, tomografia computerizzata, che ci aiuta a definire quale sia lo stadio di malattia e quindi appunto la possibilità di resezione chirurgica. Altri strumenti come la risonanza o la PET sono molto utili, ci danno altri tipi di informazioni, e la ecoendoscopia, un esame endoscopico che ha all'interno anche una sonda ecografica, ci permette di studiare il tumore più da vicino e di fare eventualmente un prelievo, una biopsia, qualora abbiamo bisogno di un esame istologico per predisporre però un altro tipo di trattamento, non in previsione di un intervento chirurgico. Questa è una fotografia purtroppo ancora molto attuale. Vedete come, parlando del classico cancro del pancreas, se prendiamo 100 pazienti, a quanti di questi potremmo offrire una chance di cura? Vedete, nel 40% la malattia ha già infiltrato grossi vasi sanguigni. Un altro 40% ha già cellule metastasi a distanza. Quindi quanti sono effettivamente resecabili di quelli che il chirurgo vede ogni giorno, il chirurgo pancreatico vede nel suo ambulatorio? 20 su 100, 1 su 5 che si presentano con un tumore resecabile. Capite che la cifra è molto bassa. Questo ci dice, se il 20% dei pazienti sono operabili, ci dice che dobbiamo ancora fare molti passi per la diagnosi precoce. Noi vogliamo che questo numero aumenti notevolmente. Perché solo così pochi appunto resecabili? Perché, avete capito, è il fatto che la malattia sia diffusa o meno che ne condiziona la possibilità di trattamento. Per i pazienti che non possono permettersi un intervento chirurgico che noi diciamo curativo, dovremmo offrire comunque delle possibilità di cura, le chiamiamo ad intento palliativo, cioè che possono dare un sollievo dai sintomi che queste persone hanno, perché possono avere dei problemi di ostruzione del condotto della bile, nelle vie biliari, o un'ostruzione del duodeno, e questi problemi richiedono comunque una soluzione. E possiamo affidarci ad un endoscopista o a un radiologo che possono posizionare delle protesi. Vedete da queste figure, forse un po' complesse, sono delle immagini prese dall'interno, e questo stent di plastica blu o quest'altro a maglia metallica servono proprio a risolvere un'ostruzione del condotto biliare e quindi risolvere se presente l'ittero, e questo è importante. Se poi però vedete, come abbiamo riportato qui nella foto al di sotto in questo schemino, c'è un problema anche digestivo, quindi un'ostruzione del
del primo tratto dell'intestino, allora in questo caso il chirurgo può intervenire, ma non riesce, perché in questo caso magari la malattia è troppo avanzata, non può asportare la massa tumorale, questa in grigio, e allora farà dei bypass, un bypass per la via biliare e un bypass per lo stomaco. Questi, ripeto, sono interventi che servono a risolvere un sintomo, ma purtroppo non curano la malattia che siamo costretti a lasciare in sede, e questo è un tipo di paziente che necessiterà poi per forza di terapia con chemioterapici, e per cui sì, avremo bisogno anche della biopsia di cui parlavamo prima. Questo è uno dei campi invece in cui ci sentiamo maggiormente protagonisti, questo è anche quello che ci vede impegnati proprio in profondità, cioè la chirurgia del pancreas ad intento curativo. Gli interventi principali sono quelli che ho elencato qui e sono proprio riferiti alla sede, cambiano in base alla sede del tumore. Se un tumore si trova nella testa del pancreas, faremo la cosiddetta duodenocefalopancreasectomia. Ed eccola qui, il professore prima mi descriveva quali siano state le tappe che ci hanno portato finalmente a questo, tappe lunghe appunto che hanno richiesto veramente temerarietà da parte dei colleghi antichi, e questo è quello che oggi possiamo fare. Per un tumore localizzato alla testa dobbiamo demolire gran parte, demolire parte della testa del pancreas, demolire e quindi asportare il duodeno, asportare il primo tratto della via biliare, l'ultimo tratto dello stomaco, quindi un intervento complesso al centro dell'addome, e poi ricostruire tutte queste strutture, ricollegare il dotto biliare, ricollegare il pancreas e lo stomaco ad un'ansa intestinale, in modo che la digestione e il flusso biliare siano più facilmente fisiologici, ricalchino quello che la natura ci ha dato. Sono interventi molto complessi, questo è probabilmente l'intervento più complesso che conosciamo della chirurgia addominale. Deve essere, capite, eseguito anche da un chirurgo esperto in questo campo, in questo in particolare, non ci si può assolutamente improvvisare, ma vedremo poi perché. E questi sono i tipi di ricostruzione, ma non voglio annoiarvi con questioni eccessivamente tecniche. Per tumori invece localizzati nella coda, quindi nel tratto sinistro del pancreas, l'intervento è relativamente più semplice, perché è sufficiente, per così dire, asportare la parte sinistra del pancreas, con esso anche la milza, intimamente connessa e per motivi anche oncologici, e poi non dobbiamo fare alcun tipo di sutura, alcun tipo di anastomosi, basta suturare su se stesso questo tratto e vedete, la digestione in questo caso non è toccata. C'è un'ultima possibilità, quella in cui il tumore, in quei rari casi in cui il tumore è esteso a tutto il pancreas, quindi dalla testa alla coda, allora siamo costretti ad effettuare una pancreasectomia totale. In questo caso allora il pancreas, vedete, nella fase ricostruttiva non lo troviamo più, ma dovremo comunque fare, riconnettere il dotto biliare e lo stomaco. La pancreasectomia totale, a differenza degli altri due interventi di cui abbiamo appena parlato, dà delle forti ripercussioni appunto nella gestione del diabete, perché manca completamente la produzione di insulina e di altri ormoni che aiutano l'equilibrio della glicemia, e manca completamente la produzione di enzimi digestivi, per cui il malassorbimento è molto forte, molto sentito, e dovremo prendere dei provvedimenti opportuni. Oggigiorno è possibile anche fare delle resezioni pancreatiche con associata resezione vascolare, lo possiamo fare in relativa sicurezza, però questo aggiunge un qualcosa in più all'intervento, aggiunge delle possibili complicanze ulteriori, un rischio ulteriore, lo si fa in alcuni casi e deve essere ancor più, in questo caso, questo intervento effettuato da mani davvero esperte. E a volte è possibile un'introduzione degli ultimi anni, una cosa che si è iniziato a praticare attorno al 2020, proprio negli ultimissimi anni, è stata introdotta una chemioterapia neoadiuvante che aiuta nei casi in cui il tumore abbia infiltrato localmente, si sia portato posteriormente verso questi grossi vasi, aiuta a ridurre, questa chemioterapia fatta prima dell'intervento, aiuta a ridurre la massa tumorale e ci permette di fare una resezione curativa. Non c'è solo cancro. Faccio un piccolo inciso, perché anche poi nella nostra esperienza, questi più di 10 anni che ho avuto il piacere di condividere, che ho il piacere di condividere col professor Pasquali, ci siamo occupati anche di molte altre neoplasie del pancreas. Una fra tutte sono i tumori neuroendocrini. Sono delle forme molto più rare, caratterizzate dal fatto di avere una progressione molto più lenta rispetto al classico cancro del pancreas. Ecco che in questi casi è un tumore che è venuto, tra l'altro,
è stato reso famoso negli ultimi mesi perché un cantante famoso, ne è stato colpito. È stato anche operato, come vedete anche dall'immagine, e tuttora è tornato in piena attività. Ecco, lui aveva proprio questo tipo di neoplasia. Cosa sono queste malattie? Malattie rare, nelle quali noi chirurghi rischiamo. E colpendo specialmente pazienti giovani con pancreas sano e pazienti che poi hanno una lunga aspettativa di vita di fronte a sé, di fronte a loro, ci spendiamo particolarmente e, vi ripeto, rischiamo tentando una chirurgia con risparmio di tessuto pancreatico sano. Quindi cerchiamo di togliere il tumore o poco più per risparmiare il più possibile parenchima pancreatico, per garantire a queste persone un'ottima qualità di vita. L'abbiamo visto, abbiamo anche degli studi in pubblicazione, adesso a breve, proprio su questi dati. Abbiamo visto come il diabete in pratica insorge molto raramente e così l'insufficienza invece enzimatica, il malassorbimento. Vedete quanti ce ne sono, quindi non c'è solo la duodenocefalopancreasectomia, non c'è solo la pancreasectomia sinistra, ma il chirurgo endocrino pancreatico sa che esistono anche tutte queste opzioni che sono alternative agli interventi classici, l'enucleazione e molti altri. Ad esempio, questo è un intervento curioso, l'abbiamo praticato in rari casi, che è la pancreasectomia con risparmio della parte centrale. È una duodenocefalopancreasectomia associata a una resezione di coda. Manteniamo la parte centrale. Dite, ma questi chirurghi sono proprio strani. Sì, si rischia. Vedremo adesso cosa si rischia con la chirurgia pancreatica, ma ne vale la pena. Perché questi pazienti poi ci ringraziano a distanza di anni perché stanno bene e fanno una vita assolutamente normale. Possiamo definire l'anatomia chirurgica funzionale, la chirurgia funzionale. Esattamente, a risparmio proprio della funzione, sì. Riprendo questo, vedete, Dio ha messo il pancreas in profondità perché nessuno lo toccasse, è una massima che i chirurghi pancreatici sanno bene, dovrebbero forse, qualcuno dovrebbe seguirla di più, scherzo, però vedete, non possiamo fare come l'allegro, giocare all'allegro chirurgo, come si usava una volta, non può funzionare, ecco, in tutta la chirurgia in generale, ma per il pancreas ha maggior ragione, perché c'è questo che, di cui dobbiamo avere elevata consapevolezza, la fistola pancreatica post-operatoria, la osserviamo in almeno il 30% dei casi, se poi facciamo interventi, quel tipo di interventi strani a preservazione, a risparmio di parenchima, la percentuale di fistola arriva anche al 50%. Dobbiamo saperla gestire. Cos'è la fistola? La fistola pancreatica significa si verifica quando si crea una comunicazione anomala tra i dotti pancreatici che portano il succo ricco di enzimi che servono per la digestione. Questa comunicazione si crea proprio tra i dotti e la cavità addominale, cioè i succhi si riversano liberamente all'esterno del pancreas ed è pericoloso perché possono formarsi delle raccolte addominali, può esserci digestione delle strutture vicine, può esserci infezione localizzata o generalizzata, può esserci, e questa è l'evenienza più grave, una erosione dei vasi attorno, quindi emorragie molto gravi conseguenti alla fistola. Vedete come, ecco perché i pazienti possono avere, se trattati da chirurghi non esperti, in centri non attrezzati, si può osservare una mortalità elevata, proprio per questo, per sepsi e per emorragie massive. Sono queste le cause di mortalità. Il paziente più spesso non muore durante l'intervento, muore, se proprio deve accadere, un disastro, questo accade dopo, a distanza di giorni. Ma l'esperienza che noi portiamo, di cui siamo veramente molto orgogliosi, che è una cosa particolare di Padova e pochi altri centri in Europa e nel mondo, ma in Italia direi che proprio non è al momento praticata, non così assiduamente, si sta iniziando ora, ma è un'esperienza che noi portiamo da almeno 30 anni. Io 30 anni fa non c'ero, posso raccontarvi degli ultimi 15 anni, ed effettivamente è stato pubblicato anche un articolo su Annals of Surgery riguardo appunto l'esperienza di trattamento delle fistole pancreatiche, perché ci verrebbe da pensare di fronte a questo, una perdita di succo, raccolte infette, eccetera, saremmo portati a rioperare il paziente. No. È un grosso errore che pone il paziente a rischio di morte, ancora una volta. Quindi l'esperienza ci dice che è meglio trattare con dei drenaggi addominali, è un controllo di settimana in settimana di questi drenaggi in collaborazione con il radiologo interventista, per cercare di far asciugare queste raccolte intraaddominali, cercare di farle guarire senza dover rioperare il paziente. Questa esperienza, agli anni, ecco, erano 25 anni di esperienza con, vedete,
quasi la totalità dei pazienti, 96%, trattati diciamo conservativamente, cioè non operandoli nuovamente, e questo ha permesso di raggiungere una mortalità zero. 70 fistole pancreatiche, zero di mortalità. Ed è un ottimo risultato. Io sicuro questo... straordinario. Grazie. Questo è stato anche poi riconosciuto perché, vedete, questa frasetta che riporto qui, cioè che la radiologia interventistica possa prevenire il reintervento nella maggior parte dei pazienti e ridurre notevolmente la mortalità, ce lo riconoscono anche dei colleghi tedeschi. Questo è un articolo di Langenbecks del 2022. Quindi è una cosa che noi anche poi tra l'altro ai pazienti spieghiamo sempre, ci sarà la fistola, è probabile che si formi, è probabile, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, è normale perché sappiamo che cosa andiamo ad affrontare, ma abbiamo anche una soluzione. Naturalmente ci sono alcuni rari casi, rari fortunatamente, in cui le complicanze devono essere risolte chirurgicamente, ci vuole del coraggio, bisogna che il paziente sia molto ben preparato, a volte abbiamo dei sanguinamenti incontrollabili, di fronte a questo non c'è che la chirurgia. Però deve essere proprio, vi ripeto, l'estrema ratio. Come faccio, com'è possibile per il chirurgo pancreatico prevenire le complicanze? Bisogna selezionare accuratamente il paziente. Noi dobbiamo offrire una chance di cura, ma ad esempio non possiamo portare in sala operatoria, sottoporre a un intervento così lungo, così complesso e alle complicanze post-operatorie di cui abbiamo appena parlato, dei pazienti fragili. Quindi non solo dobbiamo considerare l'età delle persone che abbiamo di fronte, ma soprattutto le comorbilità, cioè le altre malattie che hanno e che possono indebolirli e non metterli nelle condizioni ottimali nell'affrontare un intervento chirurgico. Ma poi è importante l'esperienza del chirurgo singolo, l'esperienza personale, l'esperienza del centro in cui il chirurgo lavora. Se ne accennava prima, perché serve un chirurgo esperto per gestire le complicanze intraoperatorie. Serve un centro esperto con tutte le facilities, con tutte le altre figure professionali, l'anestesista ma anche il radiologo interventista ed altre, per il trattamento delle complicanze post-operatorie, perché vedete com'è drammatico la percentuale, la mortalità in pazienti operati in centri cosiddetti a basso volume, potremmo tradurre anche centri con poca esperienza, la mortalità è superiore al 10%, questi sono dati italiani recentissimi. Mentre invece in un centro con alta esperienza e anche magari ad alto volume la mortalità, vedete, è comunque inferiore al 3%, e questo è il risultato a cui noi vogliamo tendere. È un risultato anche a cui noi personalmente come chirurgia padovana è quello che corrisponde alla nostra esperienza. Ma ci vuole, vedete, anche ci vogliono anni appunto di esperienza. Quindi cerchiamo di migliorare, abbiamo cercato di migliorare nel tempo la tecnica chirurgica, per cercare di favorire, di offrire un trattamento curativo ai pazienti. È stato poi negli anni, è stata introdotta anche la chemioterapia. Sembra un'acquisizione, qualcosa di noto da decenni, in realtà, vedete, solo dal 1980, forse in realtà dal 2000, che abbiamo un farmaco realmente efficace, la gencitabina, il primo introdotto. E poi dal 2019 il Folfirinox, che è una combinazione di diversi farmaci, un nuovo regime, ma sono acquisizioni recentissime, quindi i risultati li vedremo nei prossimi anni. Almeno su questo è stato fatto un avanzamento, e vedete, come si preannunciava prima, si può fare terapia adiuvante, quindi terapia chemioterapia intendo, dopo un intervento chirurgico a consolidare il risultato ottenuto, oppure prima dell'intervento chirurgico in quei tumori che hanno dato un'invasione locale, interessano i vasi vicini, prossimi alla neoplasia. Vogliamo ulteriormente migliorare le possibilità non solo di cura, ma le possibilità di diagnosi precoce. E qui un accenno, che è più che un accenno, va fatto a queste forme di recente scoperta, i tumori cistici del pancreas. Recente nel senso che un tempo si vedevano molte cisti, si pensava per lo più che fossero tutte conseguenza della pancreatite. Oggi sappiamo invece che nella minor parte dei casi sono di questo tipo, ma nella maggior parte, quando si riscontra una cisti al pancreas, sappiamo che si tratta di una neoplasia. Quindi è qualcosa che va osservato nel tempo. E questa è stata una grande intuizione. Perché? Perché alcune di queste forme cistiche sono proprio quelle che hanno un potenziale maligno. Sono quelle a cui dobbiamo porre maggiore attenzione perché ci permettono di fare
diagnosi precoce, di arrivare in tempo prima che il cancro si sviluppi. Quindi i tumori cistici sono proprio, alcuni di essi, precursori del cancro. Queste due forme in particolare sono forme mucinose, cistoadenoma e cistoadenocarcinoma mucinoso. Forse la più nota oggigiorno è la IPMN, una sigla che dice di un tumore cistico che insorge all'interno dei dotti. Nei dotti del pancreas e può dare una loro dilatazione. Può dilatare il dotto di Virsung, quel dotto principale, o dilatare, formando appunto delle cisti, i dotti secondari. È importante questa distinzione perché noi sappiamo che quello che pone più a rischio il paziente è l'IPMN, la forma del dotto principale, ma questo è quello che il chirurgo deve sapere. Perché posso dire questo porta a una diagnosi precoce grazie all'immagine radiologica, evidentemente. Cioè, noi sappiamo che questa dilatazione potrebbe esitare in una malattia neoplastica severa, la possibilità anche anni prima, attraverso le tecniche radiologiche attuali, ci mette veramente al sicuro. Hai perfettamente ragione. Esattamente, infatti queste persone vanno seguite nel tempo. Nel momento in cui viene riscontrata la cosiddetta cisti del pancreas, e vi dirò, nel nostro ambulatorio 70-75% dei pazienti hanno una cisti del pancreas o multiple cisti, quindi è una patologia che sta emergendo e questo ci permette, ci dà gli strumenti per fare appunto diagnosi precoce tramite la risonanza magnetica. Questo è l'esame principale, quindi un esame di imaging che ci permetta, con un monitoraggio di solito annuale o si decide poi via via, ci permette di vedere se questa lesione evolve e assume delle caratteristiche che possono sembrare, appunto, possono deporre per una trasformazione maligna. Ma allora, di fronte a questo, dite: ma perché non li operiamo tutti? Se noi sappiamo che prima o poi queste cisti pancreatiche, che sono dei tumori benigni, almeno in partenza, possono diventare maligni, perché non facciamo un intervento a tutte queste persone? Sarebbe una cosa eccessiva, un trattamento eccessivo che porrebbe, sarebbe maggiore, capite, il rischio del beneficio. Quindi la cosa migliore per queste forme è osservarle nel tempo, ma noi sappiamo, soprattutto per le IPMN, quelle che hanno queste caratteristiche ad alto rischio di malignità, allora sì, in queste persone è opportuno a un certo punto del follow-up, si dovrà dire, il follow-up termina qui, è il momento di andare all'intervento chirurgico. E questo, guardate, ci dà un vantaggio notevole. Ho riassunto in questo grafico diversi lavori che sono usciti negli ultimi anni. Ci dice che, vedete, se un cancro operato, un cancro del pancreas classico operato senza metastasi, ha una sopravvivenza a 5 anni del 25%, qui diamo adesso numeri nuovi perché parliamo di pazienti operati, vedete come se lo trovo in fase precoce, cioè quando è molto piccolo, sotto i 2 cm, la sopravvivenza sale al 50%. È raddoppiata, e raddoppia ancora di più raggiungendo la totalità, quindi saranno tutti vivi a 5 anni i pazienti che ho operato per una forma cistica prima che si trasformasse in cancro vero e proprio. È rivoluzionario questo. Questo è proprio, questa è la chiave di volta, senz'altro. Sarebbe la svolta per noi, ma è difficile fare diagnosi, ci vuole molta esperienza nel capire quando queste malattie, queste cisti appunto sono trasformate o meno. Un altro accenno va fatto alla chirurgia mini-invasiva. Noi finora abbiamo parlato di chirurgia, di interventi di chirurgia, non vi ho detto, ma principalmente la chirurgia pancreatica si effettua per aperto, una chirurgia open per laparotomia, cioè un taglio dell'addome. Ma è possibile fare anche chirurgia mini-invasiva cosiddetta, perché in realtà gli interventi sono gli stessi, quindi non sono proprio mini-invasivi, ma è mini-invasivo l'accesso. Quindi per via laparoscopica o robot assistita, ma non tutto si può fare, non tutto si può fare appunto per via mini-invasiva. Lo scopo della chirurgia mini-invasiva sarebbe di ridurre i tempi di degenza, avere un minor numero di complicanze e permettere al paziente di accedere alla chemioterapia post-operatoria in tempi più brevi, quindi avere ancora una volta maggiori possibilità di cura. Siamo ancora un po' lontani purtroppo, ma ci arriveremo perché è questione solo di esperienza tecnica. Quello che sappiamo oggigiorno è che possiamo accedere, possiamo operare pancreas anche per via laparoscopica, un approccio laparoscopico, quindi con alcuni fori in cui introduciamo una telecamera e degli strumenti. E si sa, l'unico vantaggio ad oggi è la minor degenza ospedaliera, ma vedete il tasso di complicanza è lo stesso della chirurgia open. Si può fare una duodenocefalopancreasectomia per via laparoscopica? No.
perché si è visto, sono stati fatti anche dei trial clinici, interrotti per elevata mortalità intraoperatoria. Quindi questo no. Ma la duodenocefalopancreasectomia può essere fatta per via robotica, certo, e anche con resezioni vascolari. Quindi il robot è una chirurgia, non è effettuata dal robot, ovviamente, il robot ci assiste in questi, negli atti chirurgici, vedete il chirurgo è seduto a una console, quindi anche in posizione più semplice, può operare per tempi più lunghi, ha una minor, una migliore manualità perché gli strumenti hanno più gradi di libertà, diciamo noi, cioè hanno una mobilità come può fare la mano del chirurgo, anche con qualche grado di mobilità in più, con una magnificazione dell'immagine tridimensionale, quindi l'accuratezza è maggiore, sicuramente maggiore rispetto alla laparoscopia. Ancora però dagli studi che abbiamo non si è vista una superiorità dell'approccio robotico rispetto all'approccio open, quindi sono al momento equivalenti, ma chissà, ci arriveremo. Va detto che per interventi di chirurgia cosiddetta mini-invasiva serve comunque esperienza di chirurgia aperta, perché esiste anche un problema di tasso di conversione. Non tutti gli interventi iniziati in mini-invasiva sono conclusi in mini-invasiva, ma a volte c'è bisogno di convertire, cioè di fare un taglio laparotomico, allora il chirurgo deve essere esperto e sapersi muovere anche in aperto. L'importante è la sicurezza del paziente, chiaramente. Certo, sì, è vero. Quando si decide di convertire lo si fa perché ci sono o problemi intraoperatori o perché si vede che non si riesce ad essere magari radicali con questo tipo di approccio. Non solo è importante, questo ci porta adesso verso il campo anche della ricerca che ci vede impegnati anche direttamente, non solo è importante valutare una resecabilità de visu del tumore, ma capire anche come il tumore evolve, cioè qual è la sua aggressività, qual è la sua capacità di trasformazione, di adattamento, la sua, noi parliamo appunto di aggressività intendendo alcuni fattori biologici che dobbiamo chiamare così, prendere un po' con le pinze, perché ancora non abbiamo dato un'etichetta a tutti loro. Noi vediamo, quello che vediamo è che non tutti i cancri del pancreas sono uguali, alcuni sono più rapidi, altri più lenti, e non sappiamo ancora dire perché. Quindi è un campo molto aperto che ci vede impegnati, appunto, è un campo ancora inesplorato per certi versi. Vorremmo trovare appunto quali sono alcune caratteristiche molecolari e mutazioni genetiche che ci permettono, ecco, di capire qual è la storia del tumore, di vedere quali sostanze questo tumore produce, quindi identificare nuovi marcatori tumorali, vedere in base alle mutazioni specifiche per uno specifico tipo di tumore quali sono le possibili terapie target, l'immunoterapia. Quindi ci sono molte possibilità. Ancora quello che vi sto descrivendo qui è futuro, non è il presente, ma ci arriveremo senz'altro se ci si impegna e si fanno notevoli sforzi in questo campo, perché l'obiettivo sarebbe, come si dice per altre neoplasie, poter offrire a ciascuna persona un trattamento su misura, un tailored treatment o tailored surgery, cioè tagliato su misura per te, quello che il tuo, quello che quella specifica neoplasia richiede. Vi dicevo, ci vede impegnati direttamente perché da più di 10 anni che il nostro gruppo di pancreas padovano è parte di un consorzio a livello europeo, ormai anche internazionale, che fa capo ad Heidelberg in Germania e che è proprio impegnato nella ricerca genetica nel tumore del pancreas. E, in vari campi, non solo nel cancro, ma anche appunto nelle forme più rare, nelle forme endocrine. Una parola volevo dirla, e con questo poi ci avviamo a conclusione, sulle possibilità invece concrete di diagnosi precoce. Quello che vi dicevo finora, queste possibilità di ricerca sono il futuro, ma oggigiorno cos'è importante per noi? Identificare innanzitutto quali sono i fattori di rischio. Non è un caso che ve ne parli alla fine. Vediamo cosa concretamente noi facciamo oggigiorno. Sappiamo che il tumore del pancreas, il cancro, insorge nelle persone di età superiore ai 50 anni, in genere, che insorge in persone con il diabete. Non è e, può essere un o naturalmente, non dobbiamo avere tutte queste condizioni, ma questi sono fattori di rischio, i più frequenti. Insorge più facilmente nei fumatori, nelle persone che fanno uso di alcolici in quantità elevata e nelle persone obese. Quindi l'obesità è un po' forse un fattore di rischio che ci sorprende, ma nel nostro mondo industrializzato e cosiddetto moderno è diventato
fattore di rischio per altre patologie e anche appunto per il cancro del pancreas. E poi è importante sapere qual è la storia di malattia del singolo paziente. Perché? Perché se il paziente presenta storia di pancreatite cronica è più facile che possa sviluppare anche un cancro. E la storia della sua famiglia. Questo è un campo, anch'esso solo inizialmente esplorato, che è fondamentale, perché si è visto che il 10%, ed è una percentuale elevata, dei pazienti col cancro del pancreas ha familiari affetti. Il padre, la zia, il nonno, familiari che hanno avuto la stessa malattia, il 10%. Vedete, ecco, solo per renderci conto di quali siano le proporzioni e il rischio stimato per ciascun fattore, vedete come il diabete ci dia un rischio raddoppiato, il fumo quasi un rischio doppio, e sappiamo che il 30% dei casi di cancro del pancreas è dovuto al fumo di sigaretta. Fortunatamente l'abitudine al fumo nei nostri giorni si è ormai ridotta, non è più come 40 anni o 50 anni fa. Quindi speriamo che, grazie alle campagne che sono state fatte per il tumore del polmone, ecco, questo aiuterà anche, possa aiutare anche il cancro del pancreas. Ma il fattore ereditarietà e il fattore familiarità, come incide? Ci sono delle sindromi familiari, delle sindromi genetiche che predispongono a tumore del pancreas, predispongono ad altri tumori, tipo il tumore della mammella, il tumore dell'ovaio, e tra questi anche al tumore del pancreas. È solo un esempio, ce ne sono più di una, vedete, sono elencate in questa tabella, ecco, molto dettagliata, anche con i relativi geni identificati. Ma non solo c'è la genetica, quello che è il campo più oscuro e per noi anche più affascinante è il campo della familiarità, cioè quelle persone appunto che hanno familiari affetti ma non per forza hanno una sindrome genetica accertata. Le persone che hanno familiarità hanno un rischio del 5% di avere cancro del pancreas nella loro vita, che ci sembra una percentuale bassa, ma se confrontato con quello della popolazione generale è 5 volte tanto. Chi non ha familiarità e non ha, o ha fattori, può avere qualche fattore di rischio, ma chi non ha familiarità, senz'altro, ha un rischio dell'1% stimato. Queste persone hanno un rischio quintuplicato. Quindi capite, non possiamo fare purtroppo una campagna di screening come si può fare per il cancro del colon, per il cancro alla mammella, non c'è un marcatore semplice, non possiamo sottoporre tutti a una risonanza magnetica perché ci sono anche dei costi e dei rischi anche degli esami a cui sottoponiamo le persone, che sono persone sane nel momento in cui facciamo uno screening, non sono malate. Allora abbiamo cercato di identificare una popolazione che potesse essere oggetto di una campagna di screening e sono proprio queste persone, persone che hanno sindromi genetiche note che possono predisporre anche al cancro del pancreas e persone che hanno familiarità. Badate bene, non è familiarità in senso lato, ci sono alcuni criteri stringenti, almeno due familiari affetti sulla stessa linea di sangue che siano, ecco, almeno uno di loro sia di primo grado nei confronti appunto della persona che vogliamo osservare. Cosa proponiamo a queste persone? Di fare una sorveglianza, di sottoporsi a sorveglianza radiologica, in primis con la risonanza magnetica, per identificare le lesioni di cui parlavamo prima, le lesioni cistiche, quelle che possono essere appunto precursori del cancro classico. Vedete, allora questa è la popolazione a cui ci rivolgiamo, lo dico ecco con soddisfazione perché siamo riusciti ad aprire proprio presso l'Università di Padova, la nostra azienda ospedale Università di Padova, ad aderire a questo programma di screening nazionale, perché esiste un'associazione italiana per lo studio del pancreas, di pancreatologia, ed abbiamo aderito, siamo tuttora aderenti, sia io sia il professor Pasquali, siamo stati parte anche del consiglio direttivo, quindi impegnati in prima linea nella promozione proprio della cultura e della ricerca pancreatologica, e abbiamo potuto aderire a questo registro aprendo un ambulatorio dedicato a persone che hanno familiarità per il tumore del pancreas, per offrire loro un percorso appunto di screening e di monitoraggio periodico e continuativo, perché noi crediamo proprio questo, che la consapevolezza, ed è quello anche che voi acquisite questa sera, la consapevolezza di questo problema è un'opportunità, è realmente un'opportunità di diagnosi precoce e di cura per ecco, questa neoplasia così pericolosa. E vi ringraziamo, ecco, con questo vi ringraziamo per l'attenzione. Straordinario, assolutamente straordinario, perché questa sera qui in Ateneo, in questo luogo meraviglioso per la scienza,
sono state dette delle cose fondamentali. Questa cosa del futuro delle categorie a rischio è una cosa importantissima, anche perché questo è un argomento molto difficile. Come è difficile la chirurgia del pancreas, è importante tutto ciò che concerne quella ghiandola, e quindi l'anatomia, la chemioterapia fa i conti con una condizione difficilmente aggredibile, con una situazione, perché l'anatomia è difficile, no? Noi chirurghi siamo anatomici, come ha detto il professor Pasquale all'inizio, Wilson era un anatomista, e quindi questo, io sono straordinariamente felice di questo, ma sapevo, perché quando ho invitato loro sapevo che sarebbero stati straordinariamente chiari su un argomento molto 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 difficile, quindi sono addirittura emozionato, perché sono state dette delle cose straordinariamente importanti per la chirurgia. E ricordatevi, sapete che l'argomento è veramente difficile, è l'università della chirurgia, l'università della scienza medica, posso anche dire. Adesso mi permetto, dopo spero che ci sia comunque un po' di discussione, volevo fare una domanda a voi che esula un attimo dall'argomento neoplasia, cancro, ma è molto attuale. Anch'io mi sono dovuto occupare di Covid in questi due anni e ho avuto dei casi di pancreatite acuta da Covid, sicuramente da Covid. Avete un'esperienza riguardo a questo? Un'esperienza un po' indiretta, perché ci sono stati segnalati casi di pancreatite acuta dovuta soprattutto all'uso di farmaci per anestetici, per la ventilazione. Cui era un po' una sorpresa, perché era una cosa nuova. Anche noi ci siamo dovuti un attimino documentare. Quindi un meccanismo indiretto, non causato direttamente dal non virus. Non causato direttamente dal virus. Okay. Anche se si sa che i virus possono dare pancreatite acute, il più noto il virus della parotite epidemica, tutti quanti guardano la ghiandola salivare, ma diciamo il pancreas è una ghiandola salivare adattata, esatto, ed ha una pancreatite lieve ma sempre costante. Certo. Nessuno se ne accorge perché i sintomi sono molteplici e tutti indirizzati verso la ghiandola parotide, infatti si chiama parotite non a caso, ma di fatto ha anche una pancreatite lieve. Quindi i virus possono dare. D'altra parte è una ghiandola ad alta funzionalità, funziona tantissimo, e quindi questo è chiaro che è un organo bersaglio, no, in questi termini. Se volete intervenire, per noi è assolutamente importante questo. Prego. Non è stata pronunciata la parola trapianto, non è trapianto per il pancreas questo? Ecco, allora questa è una domanda sicuramente importante che giro ai nostri relatori. Sì, nei casi di diabete, diabete franco, diabete di tipo 1, questa è la principale indicazione in cui si fa trapianto di pancreas. Non ne ho parlato perché non me ne occupo direttamente. Nella nostra università, nella nostra azienda c'è un altro gruppo che fa specificamente trapianti di pancreas, che spesso si associano anche a trapianti di rene, in quanto il diabete può dare, come noto, una microvascolopatia a livello appunto renale e dare appunto può esserci appunto associato un danno al pancreas. Certo, si può fare, si può praticare, i risultati poi nello specifico non so dirle onestamente. Forse è più interessante il trapianto di insule pancreatiche. Non so se forse indirettamente si riferiva anche a questo. E questo è questa è una nuova frontiera. In alcuni centri d'Italia si pratica da più tempo, ad esempio presso Milano, San Raffaele, c'è un buon centro, sia San Raffaele, a Padova appunto ultimamente è stato introdotto anch'esso, si sta introducendo proprio in questi giorni, ecco, ed è senz'altro un'opportunità da offrire alle persone che devono essere sottoposte a pancreasettomia totale, in modo da prelevare quelle cellule delle insule pancreatiche, quelle che producono l'insulina, quelle cellule beta, prelevarle. Il meccanismo è un po' complesso e vanno mantenute vitali,
in questa fase, questo è cruciale, reimpiantarle solitamente a livello del fegato, bisogna poi che la loro sopravvivenza sia garantita, questo è un altro punto cruciale, in modo che poi si possa togliere appunto e che una volta appunto fatto un intervento di pancreatectomia totale il paziente possa sopravvivere e non essere diabetico. Non ci sono ancora forse risultati a lungo termine per consigliare questo come prassi e servono numerose figure coinvolte in questo, però è una prospettiva. Diciamo che il paziente tipo per i trapianti insulari è attualmente il bambino affetto da pancreatite cronica familiare, quindi soggetto a continue pancreatiti, attacchi di pancreatite già in giovane età, e che il suo pancreas sia talmente sovvertito che è meglio toglierlo, soprattutto per renderlo free da questi attacchi dolorosi che ti possono condurre anche a morte, tra l'altro. E in questa occasione dal suo stesso pancreas vengono prelevate le cellule insulari che vengono autoinnestate, quindi è un autotrapianto. Un autotrapianto, certo. Per cui non c'è una questione di rigetto. Mentre gli enzimi pancreatici possono essere assunti per bocca, basta andare in farmacia e te li vendono, l'insulina no, l'insulina l'unica via è quella iniettiva e ti rende un po' schiavo. Se ti vengono reintrodotte le tue cellule, non devi fare nessun trattamento immunosoppressivo, perché sono le tue. Sono le tue. Sopravviveranno così così, un po' bene, un po' male, avranno un futuro XY, non si sa se dureranno per sempre oppure molto più probabilmente per qualche anno, ma intanto sono le tue. Altri interventi? Sì. Ah, l'incidenza di neoplasia in queste nostre regioni. Cioè, non c'è una teoria, però c'è un dato di fatto. Queste due regioni, in realtà sono due o tre regioni italiane, che è l'Emilia Romagna, hanno in comune qualcosa. Io l'ho imparato nella mia esperienza, perché ho fatto uno studio di questo quando lavoravo ancora a Cittadella come università. Per cui ho fatto un'indagine in tre URSS vicine, allora sapete erano 21, non erano come oggi 5 URSS, e di fatto c'erano tre URSS vicine e potevo vedere anche la migrazione dei vari soggetti all'interno di queste tre URSS. Uno studio quindi epidemiologico, e mi sono reso conto che proprio nella zona Cittadella, Castelfranco, Campo San Piero c'era una incidenza che era quasi doppia del resto del Veneto. E cosa hanno in comune? La microindustrializzazione. 30 anni fa qualsiasi piccolo campicello aveva la fabbrichetta, perché metà erano mucche e metà invece era metalmeccanico, il quale versava magari i prodotti, come è successo a Cittadella, è un fatto abbastanza noto, versava tutti questi prodotti di chimici nel campo del vicino, poi insomma mangiavano le verdure inquinate. Quindi alla base c'è questa microindustrializzazione che è comune alla Lombardia, al Veneto, non c'è nessuna prova, però in realtà è così. È un dato epidemiologico. È un dato epidemiologico che ti dice che in queste tre regioni, guarda caso, la frequenza di cancri è dal doppio al triplo di tutto il resto d'Italia, quasi Claudio, sconosciuto al sud. Certo, è da noi però. I derivati dei fosfati, questi PFAS di cui tanto si parla. Quindi non si può dar colpa a un singolo prodotto o comunque è proprio probabilmente l'ambiente, il microambiente, e tutta questa industrializzazione selvaggia vicino casa, insomma. Arriva anche a pensare che ci sono delle mutazioni genetiche ambientali che poi si manifestano, quelle che non vengono soppresse ma che permangono,
e che poi arrivano a dare, quindi, a determinare una patologia. Questi sono i dati di fatto. Queste zone sono accomunate da questo sviluppo. Può darsi che non sia l'unico fattore, perché è multifattoriale. Certo. Sì, non abbiamo solo il Prosecco, ma abbiamo anche altri problemi paralleli, no? Ma è quello che dice il professore, è assolutamente importante, perché noi dobbiamo sempre costantemente fare i rapporti con l'ambiente nel quale viviamo, e i fattori di rischio, io credo, si stanno amplificando nella contemporaneità, nella nostra contemporaneità. Questo credo che sia un problema della medicina contemporanea, assolutamente, discriminare questo. Avete altre domande? Dubbi? L'argomento è molto difficile. Quello che veramente è stato straordinario è che è stato reso comprensibile questo argomento, molto, molto, molto impegnativo per i medici, per chiunque. Prego. Anche questa è una domanda molto corretta. Allora, unisex. Sì, attualmente è così. La parità. Perché 20 anni fa non era così, colpiva più gli uomini che le donne. E quindi c'è un'evoluzione. Sì. Se si è guardato anche cosa succede nel mondo, per esempio, si è visto che in Giappone, da quando hanno variato la dieta più occidentale, è incrementato anche il cancro. Esatto. Cioè, tutto questo, l'insieme di queste cose, probabilmente l'abitudine al fumo si è incrementata nel genere femminile in questi ultimi anni, equiparando quello maschile, anzi quello maschile si è abbassato e le donne fumano di più, per esempio, una delle tante motivazioni. Bene, se avete ancora... Cioè... Signor Naso? Sì, c'è un criterio dell'età, appunto, al di sopra dei 45 anni. Sì, non lo facciamo, se non è aperto ai giovani, diciamo ai ragazzi, perché sarebbe eccessivo. Però i 45 anni è un'età corretta, tenendo conto appunto che il cancro del pancreas solitamente insorge più frequentemente dopo i 50 o anche 60 anni. Quello che è affascinante è che questo è un terreno di ricerca straordinario, questo del pancreas, anche i tumori neuroendocrini, la dottoressa Milanetto ha citato, dal punto di vista proprio scientifico sono affascinanti, no? Perché poi il comportamento è estremamente capriccioso, ma poi la terapia diventa gratificante perché è realmente curativa. E poi questa, ogni soggetto viene visto per quello che dimostra, i sintomi che ha, che possono essere i più vari, quindi veramente l'individuazione del malato che conta, e questo è veramente affascinante, no? Per l'ars medica. Quindi il pancreas stimola l'intelligenza di noi medici, di noi chirurghi, no? ci mette alla prova. Bene. Credo che se non avete altre, abbiamo un po' sforato quei tempi, ma è stato molto piacevole, eh? Sono molto 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 contento, e questo è l'ultimo incontro del ciclo di medicina e chirurgia in Ateneo per quest'anno, riprenderemo appunto in primavera, e non derogherò dal merito, quindi saranno sempre grandissimi specialisti che verranno a parlare qui in Ateneo, perché l'Ateneo merita questo, e quindi non faremo sconti. Grazie.